dovessi descrivermi con tre parole sarebbe molto difficile, però potrei dire sicuramente sono un atleta professionista che ci crede. Non credo di ricordarmi proprio di essermi posto un obiettivo, però so che il mio allenatore spesso mi racconta che un giorno ci diede un foglio in cui dovevamo scrivere qual era il nostro obiettivo dell'estate successiva e io scrissi che volevo diventare un atleta della nazionale. E quindi scrissi proprio voglio entrare in nazionale e ho eseguito quello che il mio allenatore mi dava, quindi sono stata molto fortunata di aver trovato una persona che si dedicasse così tanto a me. Mi hanno anche insegnato da piccola ad essere determinata, a seguire le regole, organizzarmi nel modo migliore possibile. Come ho deciso di diventare professionista? Non lo so, è stato un giorno per giorno scegliere di fare fatica, di allenarmi. La mia visione è proprio che tutto il resto mi abbia portato su quella strada. Quindi io ho conosciuto il mio allenatore che mi ha fatto diventare forte, ho iniziato a vincere perché ero determinata, perché mio padre mi ha trasmesso questa determinazione, perché mia madre mi ha sempre dato fiducia nell'inseguire i miei obiettivi. Il sommarsi di questi giorni mi ha permesso di portare risultati e di conseguenza far sì che il mondo intorno a me mi facesse diventare professionista. C'erano volte in cui proprio mi ricordo che piangevo, però l'idea di smettere di allenarmi mi faceva piangere ancora di più, ma l'idea di continuare a allenarmi era più o meno la stessa cosa, no? In quei giorni ne sono uscita, secondo me, ignorandolo, quindi facevo fatica e comunque ho continuato. Disciplina. Quindi quello è un ricordo brutto che ho, a cui ogni tanto faccio appello per ricordarmi di ascoltare un po' più me stessa e non più il devo allenarmi, il devo fare fatica, devo fare questo, sennò poi non ho fatto tutto quello che dovevo fare per diventare forte. Alla fine la sfida è sempre la stessa, quindi uno potrebbe dire non ha stimoli. Cioè deve sempre andare a fare la stessa cosa. Però ogni giorno il mio corpo ha una sensazione diversa su quei sei movimenti. Quindi sta proprio lì. La magia del continuare a scoprire come si sente il tuo corpo, continuare a lavorare su ogni minimo movimento, centimetro di posizionamento del tuo piede, provare ad immaginare prima di partire che traiettoria dovrai prendere, come dovresti sentire il tuo corpo affinché il movimento sia fatto nel modo più ottimale possibile. Qualcuno ti dà il via, tu parti e te la visualizzi. E devi riuscire a rimanere nel tempo. In gara, magari faccio 3 secondi, no? Io penso di essere giusta e fare i movimenti come li farei, però magari tipo faccio così, stoppo nel cronometro e ho fatto 3 secondi e 40 e dici.
E se dovessi dirle qualcosa, le direi tipo... Brava, continua. No, avrei dovuto comprare più porcellini d'India, secondo me. O fare una famiglia di criceti.